eccoci allo sprint, eccoli ormai ai 200 metri. Ed è scattato Rosola, ed è Rosola che vince, poi Bincoletto, poi Riccò. Oste è rimasto intrappolato nel gruppo. Un lampo di Moreno Argentina ha illuminato la penultima tappa del Giro d'Italia, la Arabba Gorizia di 232 chilometri. Nonostante la discesa e la pianura scorrevole, la carovana si è trasferita a meno di 40 all'ora, rilassandosi un po' dopo le montagne e in attesa della cronometro conclusiva di domani. In vista del traguardo, scatto di Argentin che vinceva nettamente bissando il successo di Salerno. Classifica generale immutata con Saronni in maglia rosa con un vantaggio di 1,56 su Visentini, 2,50 su Fernandez e 4,1 su Beccia, 5,9 su Lecarreta. Domani dunque testa a testa finale fra Saronni e Visentini, distanziati di 1 minuto e 56 secondi sui 40 chilometri a cronometro individuale fra Gorizia e Udine. Udine sembra indicare guardate chi arriva e accoglie con calore e ospitalità, secondo costume friulano, il Giro e Giuseppe Saronni. Sono i 40 chilometri più lunghi. Quel diavolo di Visentini non molla e vince la cronometro. Ma la maglia rosa vive di rendita, è il campione del mondo, è per la seconda volta signore di un giro palpitante anche senza i nomi. Saronni, uomo e atleta, è maturato. Questi i connotati dei tre volti della sua completezza. Lo sprint, in volata e veloce, coraggioso, scaltro, tempista. I maligni obiettano che, tramontata l'era di Van Stenbergen, Zandegu, Basso, la stirpe dei velocisti si va estinguendo. Può essere. Tuttavia i vari Oste, Rosola, Bontempi, Gavazzi, Argentin, Freuler, non ancora consegnati alla leggenda, sanno sfoderare spunti taglienti. Il passo. Cronometro significa continuità, costanza di rendimento, concentrazione, saggia amministrazione delle energie e soprattutto un rombante motore di base. Saronni non è anche Till, ma si difende anche contro il tempo. La salita. Le caratteristiche non sono ovviamente quelle del grimpeur purissimo, ma risulta difficile staccarlo anche sulle asperità più impegnative. I soliti denigratori affermano che gli scalatori latitano, dimenticando forse la predisposizione degli spagnoli, opportunamente rodati dalla Vuelta. L'agilità dello zingaresco Chozas e di Muñoz, la baldanza mal amministrata di Marino Lejarreta o ancora gli scatti a ripetizione di Alberto Fernandez hanno arricchito di motivi una gara sempre stimolante. Stimoli che hanno contagiato anche un giovane di buona famiglia, Roberto Visentini, abbracciando la fatica a tempo pieno, lasciando in garage la fuoriserie, imboccando la via dell'umiltà, sembra aver raggiunto la maturità agonistica. Da playboy a campione il passo non deve essere agevole. Finalmente il pubblico sulle strade è anche con lui. Se così si può dire, gli perdona di essere nato ricco, bello e di portare i capelli un po' lunghi. Tutto sommato, anche se può sembrare un controsenso, proprio Visentini si è rivelato uno dei corridori meno borghesi. Una menzione spetta di diritto a Chioccioli, migliore dei giovani, a Beccia, che ha pochi capelli ma molto cuore, e a Lucien Van Impe, dominatore della classifica legata al Gran Premio della Montagna. Il belga ha quasi sempre indossato la maglia verde, poi i suoi 37 anni spesi bene lo hanno tradito quando il giro ha cominciato ad arrampicarsi sul serio e ci si attendeva da lui una prestazione da giovinetto. A proposito di età, il tempo passa anche per un atleta inossidabile come Francesco Moser. Il suo saluto alla carovana che passa è malinconico. Il ritiro di Moser, lo crediate o no, ha turbato in particolar modo Saronni, che ha smussato gli spigoli della sua polemica proprio quando ha avvertito il momentaccio del rivale.
Accanto ai fantasmi di Battaglin, Baronchelli e Contini hanno preso corpo le figure imponenti di alcuni gregari. Il gregario, polmone e nervo del giro. Il grazie è per tutti, la citazione, forse arbitraria, per l'oro e per il risorto Turau. Il lavoro oscuro del biondo tedesco ha fatto risaltare ancor più la stella di Saronno. È stato duro, questo giro, portarlo a termine e vincerlo è stato duro, ma veramente duro. Negli ultimi giorni non stavo bene, avevo un po' di raffreddore, un principio di bronchite, e tener duro in salita negli ultimi giorni a cronometro con un Visentini in ripresa che andava forte. Guardate che Visentini era un grande professionista, non era, come è stato detto, un playboy, uno che si allenava e si curava fino in fondo. E la dimostrazione che poi vinse anche un Giro d'Italia, come tanti altri corridori. Però, ripeto, negli ultimi giorni ho patito molto e quello mi ha condizionato anche nel futuro della mia carriera.